Mischia, santo cielo. Porca troia. Vai, dimmi tu. Voglio vedere che è successo lì. Parto da qui, Sì, parti tutto da qua, vai. Ok, vado avanti, ti do la GLT perché magari si vede il sì. Che cade. Lascio questa camera. Sì. Non so quando cade. Ah. Eccolo. Sì. Non devi uscire da casa. Ti do questa. Sì, vai, fammi vedere che succede. Mandali via! Oltretutto lui si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Poi non so di se più va davanti, prova a cercare. Sì, fammelo vedere tutto. Fammelo rivedere tutto, va bene. Sì. Alza, mi guarda e poi si rimette vediamo giù. Qua che succede? Questa è furbizia! Secondo noi, la lettura nostra, che lui è attratto da una cosa che gli fa perdere concentrazione sulla cosa principale. Se notate la revisione, lui dà poca importanza al fallo, cioè lui è probabilmente preso dall'ansia del dire ora mi tocca decidere qualcosa, scusate il termine, che non è un'ansia che non può avere nessun arbitro in generale, in un momento l'ha avuto, una debolezza, e quindi è dà poca importanza all'evento importante, scusate il gioco di parole, no, se no, se andava bene non eravamo qua. Bentrovati, chissà quanti di voi l'avranno già sentita questa tarantella del VAR di Rocchi che parla dopo aver fatto vedere il fattaccio. Fabbri è in malafede, è inutile che ci giriamo intorno, ormai è chiaro, è evidente, dopo i fatti precedenti, il rigore non dato alla Juventus, oggi scopriamo che in campo, fa finta che il giocatore del Verona lo ha preso per i fondelli. Perché dice questo? Perché ben sapendo che sarebbe uscito poi l'audio, si rifà a Faraone, che proprio in Juventus Verona richiamò il VAR facendo finta che si era fatto male. Pensate un po' che cosa si è verificato, e lui con questa doppia lettura guarda un po', era il VAR col Sassuolo, non fa espellere Berardi, era il VAR con Massa sul rigore della Juventus in Liguria e ora era in campo. Ma era in campo anche in Monza-Juventus, quando il Monza riuscì a recuperare il gol a qualche minuto dalla fine, poi era l'arbitro. Ma era l'arbitro anche di Juventus-Napoli 0-1, il gol annullato a Di Maria per un presunto e mai effettuato fallo di Bilic l'anno scorso. Sempre lui, era lui, quello in Lazio-Juventus del 2019, dicembre 2019, con la Juventus in vantaggio di 1-0. Ne combinò di tutti i colori. Sarri era l'allenatore della Juventus in quel momento. E lui, Fabbri, non è che noi ce lo dimentichiamo. Per cui non è una coincidenza. Non può essere una coincidenza quella che vi abbiamo mostrato, quella che si è verificata. È puntualmente un'esecuzione. Altro che coincidenza. Questi elementi andrebbero vagliati da un giudice ordinario, da un PM, da un pubblico ministero. Perché quanto si sta verificando poi passa sempre attraverso le stesse mani, sempre attraverso gli stessi uomini, sempre attraverso le stesse persone, sono sempre gli stessi. Gravissimo, guardate, gravissimo che Fabbri si rifiuta di ascoltare il VAR. Nasca dice fischia, glielo ha imboccato con il cucchiaino e lui l'ha buttata in gaciara. Ha detto no, quello mi sta prendendo in giro. Questa è malafede
e mi assumo le responsabilità di quanto sto affermando. Sì, Fabbri è in malafede. Fabbri dovrebbe dirci chi è il mandante. Fabbri dovrebbe dirci chi è che lo sta pilotando in questa vicenda. Fra l'altro Fabbri ha sostituito Piccinini, ricusato dall'Inter, guarda un po', per una partita di qualche anno fa. Come lo designano, l'Inter chiama, non lo dovete mandare. Chi mandano? Fabbri. E voi sapete che hanno fatto? Juventus, Sassuolo, Piccinini. Cioè qui sono cose turche. Qui sono cose vergognose. Qui sono cose scandalose. È gravissima questa situazione, di una gravità incredibile. Una gravità, una porcheria, questa è una porcheria totale. Una porcheria che ci sta purtroppo facendo ergere a campionato barzelletta d'Europa. Questa è una barzelletta, è una truffa. Stanno truffando gli italiani. Il calcio italiano è diventata una truffa ai danni dei consumatori, dei tifosi, di coloro che si abbonano alle TV. Una truffa totale. Quella che stanno subendo in questi giorni, in questi mesi, gli italiani. Una truffa vergognosa, sotto gli occhi di tutti. E Rocchi ora non ha più attenuanti, non ha più scusanti. Oggi ha detto addirittura, mica il rigore l'hanno sbagliato Nasca e Fabbri, per dire l'avevano dato il rigore, quindi si erano in malafede, non lo davano il calcio di rigore, lui voleva sottintendere quello. Ma la toppa è stata peggio del buco. È un fatto di una gravità enorme, guardate. E ogni volta si verifica una situazione del genere. E in sala VAR, questa volta però dobbiamo dire che il VAR c'entra poco, il VAR ha visto il fallo. L'unica mio dubbio, perché non lo hanno richiamato al VAR? Perché Fabbri non è stato chiamato e gli dicevano vieni a vedere che cosa sta succedendo, vieni a valutare tu. Probabilmente è la foga con la quale lo stesso Fabbri, avete sentito, dice no, mi sta prendendo in giro, finge, prevenuto, con il retropensiero di Faraone. Per dire, questi del Verona fanno questo gioco. Cioè immaginate la Juventus, che poi ecco lei che ne paga le spese direttamente oltre al Verona, viene defraudata due volte. Cioè qui sono cose da pazzi, qui sono cose incredibili che si stanno verificando. È grave, guardate, è gravissimo. Per me devono intervenire gli organi di giustizia ordinaria e anche per quel che concerne la denuncia del candidato sindaco di Verona. Questi sono elementi che aiutano ancora di più a sostenere una vicenda di uno spessore grottesco. Prima va tutto al vaglio della magistratura ordinaria e meglio è per tutti quanti. Bisogna andare al vaglio della magistratura ordinaria. Ci dovevano essere dei pubblici ministeri, non gli odiatori di professione come Santoriello, che andava a prendere le plusvalenze della Juventus, poi avete visto che cosa si verifica. Perché odiava la Juventus? Qui ci sono dei fatti clamorosi. Rocchi ormai è all'inverosimile, anche perché
Per esempio, vi ricordate il VAR di Juventus-Inter? Si esultava al gol dell'Inter. Irrati esultava al gol dell'Inter. Vai, vai. Cioè cose inaudite. Questo è un campionato falsato, è una frode. Vi sto dicendo dall'inizio del campionato che se l'Inter fa dal quarto posto in su, è falsato. Perché è una squadra da quinto posto. Vi dicono che è una squadra da primato, ma perché è un sistema chiaro ed inequivocabile. E poi ricordate una cosa, stanno cambiando la versione, la stanno cambiando, cioè stanno facendo, indugiando su questa vicenda relativa al VAR, per non parlare del fallimento dell'Inter, di una squadra che non può nemmeno disputare i campionati, di una squadra totalmente fallita e nessuno prende posizione. Ve l'ho spiegato tante volte il motivo perché. Questa volta è chiara, la frode è chiarissima, qui è frode sportiva. Ci sono anche gli elementi per un'associazione a delinquere. Non è possibile quello che si sta verificando. È un fatto grave, è un fatto vergognoso, è un fatto scandaloso che francamente ci sta facendo venire la nausea. Totalmente ci sta facendo venire la nausea. Il campionato è falsato, totalmente. Ma vedremo a Monza cosa faranno per far vincere l'Inter, per farla segnare. Sono curioso, sono molto curioso di sapere in che modo faranno vincere l'Inter a Monza, perché è una squadra ormai, anche dal punto di vista atletico, non ne ha più. L'Inter è proprio crollata, è sulle gambe, come tutte le squadre di Inzaghi che hanno un avvio promettente, prorompente, per poi arrivare scacati, ecco, diciamo così, al giro di ritorno. E poi c'è anche un altro aspetto che mi fa molto pensare, ma devo chiedere conferma. Sembra, pensate, sembra che per la Supercoppa non si tiene conto, come sempre invece, come ogni anno, non si tiene conto delle diffide. Perché l'Inter ha un due o tre giocatori importanti diffidati. E allora alla vigilia della competizione che si svolgerà in Arabia Saudita tra quattro squadre italiane, la prima volta una formula simile a quattro, tolgono di mezzo la continuità nelle ammonizioni e nelle espulsioni. Perché se Barella e gli altri diffidati prendono un'ammonizione in una di queste due partite che vanno a fare là in Arabia Saudita, poi la dovrebbero scontare in campionato, e invece hanno eliminato questa formula. Non ne sono certo, ma è quasi certo, e anche qui andremo in un imbroglio enorme, l'ennesimo imbroglio stagionale, purtroppo devo dire, per favorire questi falliti di merda, che non sono altro che una zavorra, un peso per il calcio italiano, per come sono ridotti e per come stanno condizionando il sistema calcistico italiano, perché lo stanno condizionando seriamente. Mi fermo qui, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno e a fare naturalmente un bel post, un bel messaggio, perché voglio sentire la vostra anche in questa circostanza. A tutti quanti voi un grazie, iscrivetevi al canale.